importante, direi che l'unica regione nella quale ci sono birrifici industriali e tanti birrifici artigianali. Io credo che sia importante sia per difendere la cultura della birra e l'uso consapevole della birra, ma è importante anche dal punto di vista economico, perché sicuramente è un comparto che dà molti posti di lavoro e per la nostra economia rappresenta veramente un aspetto rilevante. Senta, questa mattina Aro è emerso il caso di rassegnicinario di un maestro che aveva abusato, picchiato insomma dei bambini in un asilo. Voi avete approvato da un giorno insomma questa legge molto importante. Sì, diciamo come commento generale è una cosa che lascia veramente esterrefatti questo genere di atteggiamenti. Ciò detto, purtroppo si ripetono, quindi credo che la nostra legge assuma una valenza ancora maggiore proprio in considerazione del fatto che purtroppo sono sempre più numerosi episodi di questo genere. Ieri invece avete approvato per la prima legge in Italia per il garante per le vittime di reato, una figura che non esiste in nessun'altra regione. Beh, ma noi siamo abbastanza unici in questo paese, no, credo che sia un aspetto importante perché a volte ci si dimentica delle vittime del reato e purtroppo con la durata dei processi per le vittime dei reati è anche difficile arrivare ad una soluzione complessiva dei problemi. Credo che la presenza di una persona, di un'istituzione, di un ufficio che possa essere vicino, credo che sia un aiuto notevole. Ecco, nello stesso giorno è stato anche proprio votato il decreto sicurezza, cioè in particolare qualcosa che può aiutare la sicurezza in regione, secondo lei, in quel provvedimento? Beh, io credo che tutto provvedimento abbia degli aspetti importanti, sia per quanto riguarda l'immigrazione, sia per quanto riguarda gli aspetti più genericamente delegati alla sicurezza. Io dicevo proprio ieri che credo che per esempio avere tipizzato le ipotesi le ipotesi di accoglienza determinata umanitaria, di accoglienza umanitaria, beh, credo che averle tipizzate renda più semplice l'individuazione delle fattispecie diverse, no? Prima era una cosa talmente generica che poteva entrare qualunque ipotesi, così invece si individuano quali sono i casi in cui si può dare l'accoglienza.